Con la partita con la Fiorentina possiamo assolutamente dire, signori, siamo all'inferno perché davvero penso si siano toccati dei punti mai toccati prima una Samp che quasi non ci ha provato, ma adesso andiamo a parlare Analisi di Sampdoria-Fiorentina Un saluto a tutti gli amici del corner del Sampdoriano Prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale Mentre vi piace, se il video vi piace, ci trovate live ogni mercoledì sera sul nostro canale Twitch, quindi qualora lo vogliate ci trovate per parlare di Sampa 360 gradi. Ma adesso, partiamo con una partita che ha detto tanto di questa Sampa. Eh, nelle scorse partite, abbiamo visto una Sampa in netta difficoltà con l'Inter. Io ripeto, avevo visto comunque una Sampa che comunque ci aveva provato eh, delle buone trame anche durante il primo tempo. Mm, vi dico la verità, io ero anche abbastanza fiducioso per la partita di ieri. Eh, peccato che in campo abbiamo visto tutt'altro che una Samp che ci ha provato. Mm, o, meglio, forse nel primo tempo ci ha provato e avuto forse anche le occasioni, però è una Samp che eh, passatemi il termine: è scarsa. Oggi dobbiamo parlare di quanto è scarsa la Sampdoria e di quanto faccio fatica a creare. Lo diciamo da sempre. Però una cosa che si è vista specialmente ieri, e poi andiamo a vedere eh, con ordine quello che è successo eh, nel dettaglio, abbiamo visto una SAMP che non riesce a creare gioco dal centrocampo. O meglio, il centrocampo non c'è proprio. Eh, durante la fase di impostazione, eh, non so se ci avete fatto caso, ieri si è visto molto, eh, anche nelle scorse partite, la SAMP non ha il centrocampo, c'è solamente il vertice basso, che è VR. Che prova a venire incontro, ma i due centrali, eh, avendo come unica opzione Villar e ovviamente la squadra avversaria, che ieri era la Fiorentina, allenata da un tecnico come italiano che sa preparare bene le partite, eh, va a coprire questo mediano. La Samp, se non ha quel mediano, non può fare niente. O meglio, può far girare la palla tra i centrali e il portiere, massimo i trezzini, e poi arriva questo lancio lungo. Il lancio lungo lo puoi fare. Se hai una punta che ti tiene il pallone. Ieri avevi Caputo, che è uno dei peggiori in campo. Eh, avevi Montevago, che ci ha provato. È forse uno degli unici che, salvo ieri, mi ha fatto un errore clamoroso. Che adesso andiamo a vedere. Però, appunto, andiamo con l'ordine. Eh, I primi due minuti: la Sampa era venuta su sotto la Nord. I primi due minuti: proprio dai, 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 siamo fiduciosi. Eh, una squadra che ci stava provando. Prima azione della Ferentina: gol. Siamo fragili come non so cosa. Uh, un gol che si poteva evitare tranquillamente. Poi subito dopo una, uno sbaglione difensivo di Amione che fa partire i fuori gioco. Mm, meno male meno male che è arrivato Ferrari. Uh, quindi molto bene in quel caso Bruno Amione. <ride> molto molto bene. Anche lui dire non si salva. Non si salva Bruno Amione. Per questo errore che abbiamo appena detto. E ho visto poca decisione, poca cattiveria. Spero che si possa riprendere. Setto Nasale comunque un infortunio che secondo me non potrà complicare più di tanto il suo ritorno in campo. Però ci sono i mondiali. Non so se riuscirà a tornare in campo. Lo spero perché comunque fa numero. Abbiamo visto delle cose buone. Quindi speriamo che a mio possa tornare. E poi, un primo tempo in cui la Samp eh, ha provato a bussare alla porta di Terraciano, ovviamente senza risultati. L'azione più importante: oltre al colpo di testa di Colley, eh, appunto di quella di cui abbiamo parlato in precedenza, il cross è arrivato nei piedi di Montevaco che doveva solamente stoppare e tirare in porta. La presa ora non posso farvi vedere i miei piedi. Secondo me gli è rimbalzata o sul ginocchio o sulla tibia o l'ha presa proprio male Non ho visto neanche i replay e non voglio vederlo perché potrei solamente arrabbiarmi ancora di più Quindi se sei lì cambia la partita, è inutile dirlo Nel secondo tempo hai visto proprio una Samp in difficoltà come non mai Forse col Monza hai visto una Samp che non ha creato così Cioè non abbiamo fatto un tiro in porta anche ieri ragazzi noi abbiamo fatto un tiro in porta deciso come si deve. Mm, con lo squillo di Caputo, forse nel primo tempo, che si è girato, ha provato a tirare l'occasione di Colli, l'occasione di Montevago. Sono tutti palloni. Che una squadra come noi, che sta per retrocedere, che retrocederà a questo punto, eh, deve sfruttare. Mm, non c'è nulla da dire. Eh, poi prendi gol su palla attiva, il secondo in due partite. Anche questo è un campanello d'allarme. Anzi, il terzo, contando anche quello di Barella. Eh, oltre a quello di De Vrij, ovviamente, stiamo parlando delle ultime due partite, quindi sono tutti piccoli campanelli d'allarme che ti dicono: Se avevi solidità nelle palle native, adesso non ce n'è più. Neanche quella eh, è una stampa che deve lavorare. È una stampa che deve provare a, come diceva Stankovic, a limitare i danni a perdere. Se devi perdere, perdi con dignità. Per rispetto dei tifosi, che ieri sono stati splendidi eh, e andranno anche in trasferta. Stiamo parlando di 1400, settore ospiti praticamente esaurito. Si esaurirà penso da qui a mercoledì, quindi spettacolari. Per rispetto loro, per rispetto della storia della Sampdoria, perché io ieri parlavo con mio padre parlavo con decine di persone più grandi di me. Io ho visto poco e niente. Mi hanno detto che probabilmente è una delle stamp più brutte che abbiamo mai visto. Eh, una stamp che ieri. Non ci hai neanche provato nel secondo tempo abbiamo visto una Samp molla, lenta, prevedibile. Torniamo da capo. Eh, probabilmente questo video durerà forse meno rispetto agli altri, perché le cose da dire sono poche. Nel secondo tempo non hai visto praticamente niente. Perciò cerchiamo di eh, sostenere la Samp eh, in qualche modo mh, andando allo stadio, davvero sperando in questa vera amata cessione. Che forse. Come ha detto il nostro Gabriele Garre, intervistato ieri dal da primo canale, è l'unica cosa che ci possa salvare adesso. Perché la cosa migliore che ti possa capitare adesso è retrocedere. E, ieri è perso contro una fiorentina. non irresistibile. Una fiorentina che ha fatto il minimo indispensabile, che quest'anno sta facendo fatica a causa anche eh, gli impegni europei. Quindi è una Fiorentina. Quella di ieri è una Fiorentina battibilissima, senza uh, Sottil, senza Nico Gonzalez. Potevi fare qualcosa di più, dovevi fare qualcosa di più. Uh, Lo Spezia è andato a San Siro e ha perso all'ultimo contro il Milan. La Salernitana gioca, è ormai andata. La Cremonese gioca. Hai, hai vinto con la Cremonese, ma la, la Cremonese è 10 volte questa Sampdoria. Il Lecce ha pareggiato a Udine. Sono tutte squadre, forse il Verona è messo peggio di te o come te, anzi peggio di te non c'è nessuno, forse il Verona è come te, però cerchiamo di eh, andare a vedere mh, cosa si può fare, eh, magari cercare di non giocare troppo il pallone, visto che hai delle qualità tecniche imbarazzanti, eh, far giocare l'Incone che ieri non c'è stato, Sabiri aveva qualcosa, non voglio parlarne, ma... Una scusa perché tra poco iniziano i mondiali. Quindi cerchiamo di rimanere concentrati. Perché il campionato, grazie a Dio, è ancora lungo. Eh, ad oggi, se dovessi dire come ho detto prima, la Samp retrocede in B. A mani basse. Perciò mm, io spero vivamente che si possa riprendere. Spero vivamente che questa Samp possa ritrovare i punti in qualche modo. Adesso vai a Torino, una squadra che ha perso a Bologna 2-1. Quindi è una partita... Molto complicata anch'essa. Poi a Torino non mi ricordo grosse vittorie. L'anno scorso sono andato a vedere una Samp che ha perso 3-0 proprio in quello stadio. Quindi speriamo davvero che, di poter rivedere una Samp in forma, cosa che non vediamo ormai da parecchio tempo. E poi dopo la sfida col Torino, sabato allo stadio Luigi Ferraris contro Lecce. Partita anch'essa molto importante. Quindi d'obbligo esserci. Noi tifosi dobbiamo semplicemente fare questo. Stare vicino alla nostra Samp, qualora lo vogliate vi ricordiamo, mercoledì sera ore 21 live su Twitch. Da Matteo è tutto, da Cornel è tutto, sempre Forza Samp.